Amici ed amiche, una buona giornata a tutti da Unità RTP. Oggi siamo qui di nuovo New Commodore 64 per vedere le nuove uscite, perché Commodore 64 è sempre in fermento anche oggi grazie a questi meravigliosi programmatori che con grande passione e dedizione ci omaggiano sempre con questi nuovi titoli. Torniamo su Pino Vox, un altro gioco di Pino Vox che sto apprezzando sempre di più passa il tempo, più apprezzo questo programmatore che fa dei bellissimi programmi, dei bellissimi giochi in Seux, che pensate un po' che da ragazzino, l'avevo già detto in altri video, snobbavo parecchio. Invece ultimamente, negli ultimi anni, veramente è diventata per me una droga. Andiamo a vedere uno degli ultimi, delle ultime opere di Pino Vox, della Vox Video Game, una delle ultime opere, Galax Blazer, è appunto un Seuk spaziale a scorrimento verticale spaziale. Gli alieni sono il tema di questo Seuk. Interessante questo Seuk, perché io ho aspettato, allora sono due mesi e mezzo che è uscito questo gioco, ma ho aspettato ovviamente che usciva la versione tape, perché sapete che io sono un amante del tape, anche perché posso giocare anche su Real Hardware se voglio col dataset digitale, invece non ho nessun floppy e quindi ho aspettato che usciva la versione tape. È uscita la versione tape, l'ho acquistata prontamente in digitale. È interessante questo gioco perché la versione tape ha 4 versioni. Ho anche, quando acquistate il gioco, comprate sia la versione tape sia la versione disco, sempre in digitale, ma io volevo appunto aspettare la versione tape perché sono amante del tape. 4 versioni di gioco, 4 proposte dello stesso gioco con alcune varianti che adesso andremo a vedere. Attenzione amici miei, io insisto su questa cosa, ma magari divento anche pesante, però dobbiamo supportare a tutti i costi questa gente che anche oggi programma per noi questi meravigliosi titoli. E a tal proposito io vi lancio il guanto di sfida, perché questo qua voglio che sia un gioco ufficiale per le nostre sfide. Vi lancio il lancio di sfida, vi costringo, se volete partecipare, ad acquistare questo gioco alla modica cifra di 4 euro. 4 euro costa questo gioco. Lascerò il link in descrizione per andare a scaricare e supportare il nostro Pino Vox, supportare questi nuovi programmatori, questi programmatori che appunto ci omaggiano sempre con queste meravigliose opere d'arte. Io vi lancio il guanto di sfida, quindi faremo i 3 tentativi. Adesso non so se farò 3 tentativi o no, ma per chi vuole partecipare deve acquistare il gioco e supportare Pino Vox, che ha detto che sta lavorando a nuovi titoli. A parte che io quelli che ho preso di lui, ne ho un altro da portare ad Halloween, abbiamo già portato Ninja Taizen, ma ne ho un altro da portare, voglio aspettare ad Halloween perché uno è stato uno dei miei preferiti. Questo l'ho preso l'altra sera e quindi non l'ho mai provato, l'ho provato una volta, quindi avrò 2 tentativi da fare ancora a disposizione, e voglio farvi vedere delle nuove versioni, voglio farvi vedere le varianti del gioco, e ci sarà una sorpresa anche a fine video perché c'è ancora il mio nipotino che voleva fare una partita anche lui, e alla fine video lo vedremo. Quindi sfida ufficiale a questo gioco di Pino Vox, lascerò il link per andare a scaricarlo. Spero che questi 4 euro non siano di ostacolo per partecipare a questo Galax Blazer, perché da quello che ho potuto vedere nei screenshot è un gioco che sicuramente merita. Quindi Fast to Star, siamo un'astronave e dobbiamo a quanto pare andare a distruggere gli allenucci. Sto giocando sul Commodore 64 Mini per comodità, il vantaggio del Mini, uno dei vantaggi del Mini che non me lo posso godere sul mio televisore al plasma in questo caso senza nessun problema, con una qualità ottima. Seuk, sto adorando questi titoli, e quindi sfida ufficiale a questo gioco, quindi vi sfido ad acquistarlo e a partecipare alla sfida. Dai, 4 euro ragazzi, fate
il fioretto e supportiamo il nostro Pino Vos che ci omaggia, che ultimamente ci omaggia sempre queste opere. Guardate che bello, mi piace il fondale stellato. Siamo all'interno di questo come questa struttura alien, con queste astronavi che ovviamente cercano di mattarci. Sembra, attenzione, c'è una torretta infatti che spara. Scroll forzato, scroll continuo ovviamente. Cerchiamo di ucciderne il più possibile per fare il maggior numero di punti. Adesso c'è un problema di video perché non sto vedendo il punteggio. Ho sbagliato la dimensione dello schermo, ma andrò a vederlo alla fine. Bene, ho ucciso anche qualcosa lì. Non sembra, sembra almeno il primo livello, non so quanti livelli abbia. Sembra che scorre tranquillo. Questo spara. È certo che spara. Io vado di qua. Attenzione, si può scegliere due percorsi differenti, quello di sinistra e quello di destra. Io sono andato a sinistra e apparentemente avrò fatto la scelta giusta, chi lo sa. Attenzione, devo anche guardare cosa sto facendo, attenzione alla torretta, ma la torretta non può spararmi di qua. Ho fatto la scelta giusta per quanto riguarda la mia incolumità, ma la scelta sbagliata per quanto riguarda il punteggio, perché c'è pochi nemici sulla fascia sinistra almeno fino adesso, e quindi posso fare punti. Ricordo che un tentativo io ho già fatto una partita prima, quindi ho ancora, se voglio, due tentativi e magari li sfrutterò. Mamma mia, attenzione, perché si allunga questa struttura aliena che ha suddiviso lo schema in due porzioni e casualmente mi ha portato sulla porzione di sinistra, che a livello di nemici probabilmente è stata la più vantaggiosa, ma appunto a livello di punteggio mi sa che è stata la scelta meno felice. Un gioco che si gioca bene anche col pessimo joystick della versione mini, perché non ha particolari complicanze. Cos'è quella cosa là? Particolari complicanze nei comandi, e quindi si riesce a gestire abbastanza bene fino adesso anche col joystick del C64 mini. Andiamo avanti, vediamo quanto resistiamo. Devo ancora perdere una vita, sono forte, ma non sembra particolarmente complicato, almeno all'inizio, almeno nella parte iniziale. Adesso, perché giustamente, perché ho detto che non è complicato, ancora si dirama il gioco. Ora io scelgo la parte sinistra dello schermo, vengo fulminato in seduta stante. Peccato, potrei anche variare questa sfida, e perché il gioco mi dà la possibilità di farlo, poi vedremo il perché. Ancora sono stato a sinistra, devo andare a destra perché devo fare punti. Sinistra, la parte sinistra sembra meno traffica. Oh, finiscono le postazioni aliene, e si apre il campo stellato, si aprono i nemici. Li volevo uccidere per i punti, ma rischio troppo di perdere un'altra vita, quindi lasciamolo stare, andiamo avanti. Azione tranquilla, questo spara ovviamente. Azione, stavolta stiamo sulla destra, non andiamo a incasinarci ancora a sinistra. Superiamo questo, ok. E mi sa aria di fine primo livello, mi sa aria di fine primo livello, Campo stellato che si apre a dismisura. No, c'è ancora strutture aliene che mi vogliono uccidere, chissà perché. Bravo Pino Vox, grande opera anche questa, mi sta piacendo veramente tantissimo. Non lo dico perché a me non mi viene in tasca niente, non lo dico perché lo penso veramente. Siamo alla fine del livello, io sono veramente felicissimo che questa gente ci dedichi del tempo per tenere in costante vita il nostro Commodore 64 con opere veramente deliziose da giocare ancora oggi sul nostro Commodore 64. I titoli cosa sono? Quelle cose da uccidere? No, sono da prendere, hanno punti e non riesco a vedere il punteggio, non so, io le ho prese,
male non fanno, di sicuro. Quindi spero che, appunto, come ho già detto, quel vincolo di 4 euro non sia un ostacolo per partecipare alla sfida, perché veramente merita supporto questa gente, merita supporto, perché se tutti dovrebbero scaricare sempre gratis le cose, uno dice, chi me lo fa fare, no? Giustamente il lavoro va pagato. Gerluedi, siamo a livello 2 nel frattempo. Siamo al livello 2, guardiamo, sicuramente il gioco si incazzerà. Sicuramente il gioco si incazzerà. Livello 2, vai. Mi piace questa cosa che ha. La partenza dei livelli era così anche in Ninja Taizen, era così anche nell'altro che porterò ad Halloween, che non svelo ancora il titolo. Mi piace come partono i livelli. Questo mi spara di sicuro, quindi stiamo distanti. Campostellato galassie. Attenzione, questo l'ora da uccidere. No, rischio troppo. Rischio troppo. E qua ovviamente si incasinerà tutto. Qua ovviamente si incasinerà tutto. Andiamo con calma, andiamo con calma. Ok, ho perso solo una vita per adesso, quindi molto bene così. Cosa sono questi? Sono i nuovi nemici. Mamma mia. Mamma mia, rischia, rischia, ma ce la fa. Ma ce la fa, non muore. Attenzione perché l'impatto con... No, cavolo! Ehi, non perdiamo tutte le vite in un secondo adesso, eh. Ci sono tante cose da tenergli... Tenergli d'occhio il livello... Oella! No! Il livello 2 si complica già notevolmente. Ho perso ormai tutte le vite, questo mi spara. Stavolta andiamo a sinistra. Andiamo sulla sinistra, guardiamo se ho bisogno di un po' più di... di un po' meno gente, più che più. Attenzione, ancora la torretta, scavalchiamola, perché pure che mi spari. La parte sinistra è sempre più tranquilla, di là c'è casino, c'è alieni. Attenzione a questi, no no, le ultime parole famose. Oh, le ultime parole famose, dai, ce l'ho fatta. Mamma mia, non sono uscito. Ok, dai, molto bene così, continuiamo a sparare, perché questi devo ucciderli tutti e due. È finito, questo mi spara di sicuro. Non riesco mai a ucciderli a coppie, uno mi scappa sempre e questo è finito. Il punteggio non va bene, non va per niente bene. Tu stai di là, non vengo a ucciderti di sicuro, perché bella questa cosa che si dirama sempre lo schema in due, che ti dà la possibilità di scegliere una strada più o meno fortunata. Qua prendiamo la parte larga, potrei andare anche a destra, ma ho bisogno di più spazio di manovra, quindi... Dai, teniamo, oh, teniamo puntati i nostri nemici. Stavolta ne ho uccisi 2 su 3, 3 era impossibile. Andiamo a sinistra sempre, no, andiamo a destra. Andiamo a destra che ci sono punti da fare. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, è qua. Qua si complica la situazione. Ok. Si apre il campo stellato. E siamo quasi, secondo me, siamo quasi alla fine anche del secondo livello, Sto andando molto bene con questo... primo tentativo, in realtà è il secondo, che ok, tutti e tre li ho fulminati, mi danno punti, andiamo avanti così che va bene. Ok, sono alla fine del secondo livello, è la seconda volta che gioco in vita mia. Sto diventando anche forte a questi silk, anche se questi sono da prendere probabilmente. Anche se non mi sembra complicatissimo come fino adesso, addio, il secondo livello era già più complicato. Siamo al terzo livello, non riesco a vedere neanche le vite perché, appunto, come dicevo, il problema dello schema. Poi andremo a vedere la variante, una delle 4 varianti di gioco, in cosa consistono, non facendo la sfida.
non considerandola come sfida, quindi farò un unico tentativo. Questi sparano in maniera più aggressiva e aggressive. Eh sì, qua adesso si incazza, qua adesso sembra che si incazzi il gioco. Mamma mia, sparano ad ogni dove. C'è qualcosa lì, cos'è quella cosa qua? Non lo so, l'ho presa, ma oh, che culo. Magari mi dà punti o vite, meglio ancora. Attenzione a questo, teniamo d'occhio dove spara. Questi potevo anche ucciderli se volevo, questi mi ha fulminato. Vai avanti così. Ok, galassie, campo stellato. E ti uccido però. No, che pollo, game over. Dopo guarderò il punteggio. E comunque questa è assolutamente una sfida, eh. Io l'ho messa nella rubrica New Commodore 64, ma è ufficialmente una sfida e gradirei veramente la partecipazione anche più di quello che si fa di solito, proprio per dimostrare che noi ci teniamo a supportare questa gente che, non finirò mai di dirlo, ci delizia sempre. Adesso poi ci sarà magari nella rubrica amati odiati caricamenti, vi farò vedere anche il caricamento, perché io prendo anche il tape soprattutto per gustarmi i caricamenti. Adesso vi farò vedere velocemente, ma devo caricarla, una variante del gioco, una simpatica variante del gioco, una delle quattro varianti, tra un secondo. Eccoci di nuovo, ho caricato una delle quattro varianti. In cosa consistono le varianti? Come abbiamo potuto notare nella prima versione che ho giocato io, c'era questo sottofondo musicale e non c'erano gli effetti sonori. Nella seconda variante ci sono solo gli effetti sonori. Poi c'è una terza variante, adesso vi spiego meglio. C'è una terza variante con la musica senza effetti sonori, ma con questa cosa qui. Guardate che io in questa versione posso sparare avanti, se tiro indietro il joystick posso sparare indietro, se tiro in diagonale posso sparare in diagonale, e qua ci sono gli effetti sonori. Poi c'è quella versione qua dove posso sparare indietro, in diagonale e avanti con la musica che ho giocato nella prima versione, e poi c'è appunto la seconda versione con solo gli effetti sonori e la possibilità di sparare in diagonale e indietro. Questo rende il gioco completamente diverso, veramente, da giocare, completamente un'esperienza diversa. Io come sfida vale, oppure potremmo fare una cosa del genere. Io, siccome avevo ancora un tentativo, se vi va, ho giocato la versione prima dove potevo sparare solo dritto, non potevo sparare indietro. E vai. Però bisogna stare attenti perché si rischia di schiantarsi con quella cosa qui. La versione prima dove potevo sparare solo dritto c'era la musica e non c'erano gli effetti sonori. E poi sto giocando. Quindi la sfida è, anche se magari poi si complica, ma poi magari teniamo a mente il punteggio, guardiamo chi fa più punti lo stesso nei due tentativi. La sfida è giocare una partita alla versione dove si spara solo dritto per dritto e una partita, mamma mia, a questa versione dove posso sparare anche in diagonale, perché no? Visto che il gioco ce ne offre la possibilità. Cavolo, è difficile, però è difficile perché infatti mi sono già schiantato parecchie volte. No, voglio andare a destra. L'altra volta sono andato non ne sto uccidendo manco uno, in questa versione che teoricamente si dovrebbe fare molti più punti perché ho la possibilità di uccidere anche i nemici, in questo caso che vengono dalla parte di là, o le torrette qui in diagonale, ma potrebbe sembrare più semplice
Potrebbe anche essere più semplice perché posso colpire più nemici, ma in realtà secondo me è più difficile perché appunto c'è la remota possibilità, non molto remota, che ci schiantiamo. Ecco, tipo quello lì, se lo uccido. Mamma mia, non sto uccidendo nessuno, eh. Non sto uccidendo nessuno e sto solo rischiando la morte. Mi sa che sono... Mamma mia, questo l'ho ucciso, ma... Mi ha fatto il pelo. Eh no, no. Tutte le vite ho perso. E la trovo più complessa da gestire questa. È molto interessante, molto... Posso sparare anche indietro, la ricordo. Ma è molto complessa. Sarebbe meglio sparare dritto per dritto. Quindi... sono in game over, eh. Sono in game over. Non c'entra più niente con la sfida, perché io ho già esaurito i miei tentativi, ma voglio fare un'altra partita, perché è veramente la prima volta in assoluto che ho gioco, e quindi anche una scusa anche questa qui, è la prima volta in assoluto che gioco a questa versione, dove posso sparare in diagonale, indietro. Mi piace di più questa versione dove ci sono solo gli effetti sonori, devo dire. Sto... Però io posso ucciderli da dietro così. Quindi teoricamente vorrei fare una sbordellata di punti. Se uccido tutti, eh. Teoricamente. Se riesco a gestire bene quella cosa qui. È una bomba, eh. Quella versione qua è meravigliosa. Tocco di classe, una genialata del nostro Pino. La Vox Videogame. No! No! La voglio strafare, voglio ucciderli tutti e poi... E poi vado in culo così. Perché voglio strafare, hai capito? Ero partito bene, ero partito meglio. Comunque provatelo. Non è lo scopo mio. Quest'oggi, però io adesso questi ti prendo da qui e li uccido. Un po' di intelligenza anche. Non guasterebbe. Quello lo uccido, ok. Tu muori. Marco. Però è un casino, è veramente difficile da gestire. Perché bisogna dare il colpettino e poi fermarsi perché cosa ci si schianta. Muori. Comunque molto molto interessante come cosa, mamma mia. Vedete qua, ti viene l'istinto di sparare di là, ma... Ti viene l'istinto di sparare la torretta, ma rischi tantissimo perché il posto è veramente poco, quindi si va... si capisce molto meglio il level design di questa struttura a doppia corsia. Con questo metodo tu muori, si apprezza ancora molto di più. Ok, l'ho ucciso. No! Bisogna gestirselo, eh. Ok, molto più bello da giocare così. Wow. Molto più interessante da giocare così. Finiamo la partita a sto punto, anche se non è più valida ai fini della sfida, perché io già ho esaurito. Poi è bello colpirli in diagonale. Ecco qua dove il campo libero, forse si è un po' più facilitati a mettere in atto questa cosa. Oh, c'è ancora quella cosa di là. Ma dove il campo si restringe per via di queste strutture, queste astronavi gigantesche alieni, la cosa invece è un po' più complicata. Maledetti. Ok. Bella, bella, una veramente una genialata. Questo mi ha fulminato, vado in game over. Niente, non mi resta nient'altro da dire che
vi lascerò il link di scaricarlo. Ringrazio Vox, la Vox Videogame, per averci regalato queste meraviglie, e col vostro aiuto, anche col vostro aiuto, col nostro, col vostro aiuto, questa gente continuerà a programmare prodotti sempre migliori, che sono già formidabili così. Aspetto la risposta alla sfida. Ora vi lascio una piccola, piccolissima perla del nipotino che voleva fare una partita a questo gioiellino, questo gioco. È stato un piacere. Un saluto, alla prossima. Ciao. Dai, che non l'ho ammazzato. Sta subendo a tutte le navicelle, nemico ovviamente, perché mai una gioia, pure nello spazio, neppure sulla terra. No, siamo morti entrambi. Che bello. Faccio beccare. Non mi si muoveva, lo giuro. Non mi si muoveva. Che bambino che sono. Sto giocando a Galaxy, o come si chiami. Bom, Dai, fammi un attimo. bom. Maledizione. Wii! Basso, stai giù più basso, stai in cima. Venite fuori, maledetti! Mi uccideranno ovviamente, perché mai una gioia. Non è una buona cosa se non sento esplosioni. Questo gioco non ha senso. Non puoi No, toccare no, i no, non bordi. puoi. Se una navicella ti schianti se vai contro l'altra. Dai. Ah, che bambino che sono, Robby. Sono giochi difficili, eh. Po' molto interessante. Speriamo così, non mi interessa, cacchio. Gatto! Mettilo, cacchio. C'ho qua dietro il gatto, ha poco spazio da sedere. Questo non è una bella cosa. Siamo negli anni 80, yeah! L'ho ucciso senza saperlo, intanto quelle. Adios! Tu no, tu mi hai sempre rovinato la giornata. Pure tu! Vabbè, ci lascio stare. Per oggi sono bravo! Tu muori. Sono esploso. Yeee. Sperando di arrivare al livello. Non mi ha lasciato neanche dire. Due maledetto. Vabbè. Quelli lì evito che è l'ultima volta. Muori, muori, muori. Sì. E tu ci schiatti insieme, perché è sempre una cosa bella. A morire insieme, che fortuna, Roby. Basso, basso. Basso, basso. Sta così in alto che non vedo più arriva. Beh, ciao ciao. Non mi interessate. Vabbè, lasciamolo. Non merita di morire invece se morite. Morite tutti, meritate sempre. Morite, meritate sempre di Basta? morire. No! Dai, l'ultima. Ah sì, Ormai l'ultimo. diventa troppo lungo. Faz. Visto che non sono bravo a Stai giù, giocare. ma non serve pratica. Lo sapevo. Livello 1! È la 1800esima volta che lo Ma faccio. questo qua è un gioco nuovo, lo sai, non è un gioco di anni 80, è stato appena fatto poco tempo fa. Tipo? Tipo qualche mese fa. Non ci credo. Sì, Con sta grafica!
cioè siamo morti. Con sta grafica. Certo. Che fai giochi con sta grafica? Meglio Giraffe. Cacchio, devo fare il 5 di Giraffe. Se riuscirei. Perché una volta avevo visto qualche parte. Devi fare ancora molta pratica. Allora immagino. Wow, laser, non li voglio. Tu muori pure tu. Brutto cittone. Voleva. Tu no, tu ci schiatti. Saluto a tutti. Ciao.